l'unione del popolo italiano alla Corte d'Assise, perché gli articoli 533 e 535 del codice procedura penale dichiara l'imputato colpevole dei reati scritti in ultimo vincolo della continuazione. Considerate la gravità contestata, lo condanna alla pena dell'ergastolo o del pagamento. Alle 12.59 il giudice Paolo Milocco ha pronunciato la sentenza di condanna all'ergastolo per Bruno Macchi, 29 anni, comparso davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Udine per rispondere dell'omicidio di Luca Tisi, il senza tetto assassinato la notte del 15 aprile del 2023 nella Galleria Alpi. Accolta la richiesta del pubblico ministero Lucia Terzariol, i giudici non hanno riconosciuto le attenuanti generiche invocate dagli avvocati difensori Cristian Buttazzoni e Massimiliano Basevi e la tesi della legittima difesa per rispondere ad un'aggressione della vittima. Riconosciute invece le aggravanti dei futili motivi, minorata difesa e crudeltà per le 85 coltellate inferte da Macchi. In apertura di udienza, Macchi ha reso dichiarazioni spontanee sostenendo di aver agito per difendersi e di non voler uccidere Tisi, attribuendo la furia e la violenza perpetrata al fatto che in quel periodo era consumatore di sostanze stupefacenti. Si tratta di un numero eccessivo, probabilmente abnorme, di coltellate, però la ricostruzione che avevamo fatto era proprio basato anche su quel dato, nel senso che il numero di coltellate così elevato avrebbe effettivamente fatto presupporre il fatto che il Macchi abbia ecceduto nel difendersi nel momento in cui era stato aggredito dal Tisi. Appresa la condanna, senza evidenziare alcuna reazione, ha lasciato l'aula scortato dagli agenti penitenziari, salutando gli avvocati. Entro 90 giorni il giudice scriverà le motivazioni. La difesa ha già annunciato il ricorso in Corte d'Assise d'Appello. Aspettiamo di leggere le motivazioni, certamente per andare a proporre l'appello. La Corte non ha ritenuto di accogliere la nostra richiesta di perizia psichiatrica, che secondo noi avrebbe sicuramente determinato un esito diverso rispetto a quello che abbiamo ascoltato ed è quello che si è cristallizzato oggi.